GP2 contro Acilino, si gioca sul campo della futura Sales di Slargius. Acilino all'ultima spiaggia, il GP2 non può far scherzi visto che la prossima settimana affronterà il Gescafè. Primo tentativo di Rubio, poi da quest'altra parte Belfiori, e l'Acilino trova il gol del vantaggio. Risposta immediata da parte dei bianco-rosso-blu con Rubio che da fuori spiazza Valdés ed è 1-1. Splendido però nella circostanza l'assist da parte di Gigi Aleda. Da quest'altra parte ottimo Melis su Fanni, poi Stefano Coco, qui egoista il numero 22, cerca il tiro da posizione impossibile. Alberto Fanni da fuori, conclusione decisamente rivedibile. Federico Lobina vede la porta col destro, Valerio Melis ci mette la punta delle dita e dice di no. Bellissimo primo tempo, GP2 a Cilinos vanno a riposo sul parziale di 1-1. Andiamo adesso con le immagini realizzate dal nostro Andrea a vedere cosa succede nel corso dei secondi 25 minuti di gioco. Subito occasione per il GP2 con Rubio che va giù in area, calcio di rigore, lo stesso numero 23 a depositare in rete, 2-1 per la formazione padrona di casa. Lobina dentro per Matteo Sara, ottima l'uscita da parte di Valerio Melis, poi in qualche modo la retroguardia della squadra di casa se la cava. Qui Rubio da dentro, la palla per Paola Redda, traversa clamorosa, Lobina da quest'altra, Valerio Melis, partita davvero spettacolare. Qui il gol bellissimo di Alberto Fanni, GP2 2 a Cilinos 2, poi Federico Lobina una volta e la seconda quella decisiva, e il gol partita, GP2 2 Acilinos 3 la formazione ospite. Adesso non deve fare altro che aspettare sul divano il risultato di GP2 contro Gescafè, ma per la formazione biancorosso-blu adesso è veramente dura.